Questa operazione rientra nella cosiddetta operazione alto impatto, come così disposto dal nostro questore di Napoli, il dottor Luigi Merolla. Tra le tante iniziative intraprese in quest'area nord di Napoli, che comprende anche Piscina e Marianella, stiamo combattendo, diciamo, in modo abbastanza costante e assiduo la lotta al TLE. Non abbiamo solo denunciato un semplice contrabbandiere, ma abbiamo preso da fonti nostre info investigative, abbiamo preso praticamente colui che forniva tutta l'area nord di Napoli. Avevamo già una nostra, diciamo, certezza di questa cosa, però poi abbiamo anche delle prove. Abbiamo trovato dei registri, proprio dei libri paga, fra tutti quelli che lui fornisce, tutti i singoli contrabbandieri piccolini della zona, con nome e altri dati, e sul quantitativo di sigarette che riusciva a distribuire. La sua macchina, usava sempre la stessa macchina, l'abbiamo pedinata da alcuni giorni, tant'è vero che verrà sequestrata e tenteremo per la confisca. Il quantitativo del TLE che abbiamo preso in un deposito zeppo di sigarette è di 2 quintali.